L'assessore regionale Fabio Paparelli ha illustrato in prima commissione, presieduta da Oliviero Dottorini, il programma di politica patrimoniale per il triennio 2014-2016. Il piano, che verrà approvato in una delle prossime sedute della commissione, punta alla valorizzazione economica, funzionale, ambientale, paesaggistica e culturale dei beni immobiliari regionali. Il piano prevede come obiettivo principale la revisione della normativa regionale di riferimento, perché quella attuale, ha detto l'assessore, è datata e non permette efficaci azioni di marketing. Inoltre è prevista l'attivazione del portale Vetrina Immobiliare, che permette una migliore promozione e forme di vendita più snelle ed efficienti con sistemi di aste online sul modello di eBay. Fanno parte del programma anche il Banco della Terra, l'analisi della situazione degli ex complessi ospedalieri e del patrimonio ex ANAS e FCU. L'assessore Paparelli ha anche sottolineato il lavoro di razionalizzazione degli uffici della Regione. Nel dibattito che si è sviluppato dopo l'illustrazione, particolare attenzione è stata dedicata alla situazione del magazzino di Solomeo, in cui si trova l'archivio deposito della Regione. La Commissione, accogliendo una richiesta del consigliere Andrea Lignani Marchesani, ha deciso di effettuarvi un sopralluogo il 24 settembre prossimo.